Nome: Luigi. Michele. Cognome: Ciotti. Salvemini. Soprannome: Mi chiamano Gigi gli amici. Caparez. Attività: Beh, sono sacerdote. Volgarmente artista. Il lavoro che voleva fare da piccolo: I vigili del fuoco. Il fumettaro. Chi è stato il suo maestro? Certamente padre Michele Pellegrino. Penso nessuno, ne ha avuti tanti, ognuno nel suo piccolo è maestro. L'ultimo libro letto: Quello della Dandini, in cui parla della natura, dei fiori, dell'ambiente. Pier Giorgio Di Freddi, matematico impenitente. Che cosa sa dell'altro? Ci siamo conosciuti, l'ho incontrato sulla piazza, abbiamo fatto già delle cose insieme. Ho trovato questa passione, questa forza e questo dire dei contenuti seri, profondi. Una delle poche persone, secondo me, all'interno di un sistema religioso che parla con la gente. Che cosa invidia nell'altro? Non ho un'invidia o un'ammirazione, certamente mi incoraggia questa capacità di creatività, di fantasia, di immediatezza, di grande comunicazione. Invidio il coraggio che ha, che dovremmo avere tutti e che in qualche caso sembra di averlo, ma in realtà è solo incoscienza. Se le dico mafia, cosa pensa? È un'organizzazione criminale che per raggiungere i propri scopi, i propri obiettivi, per fare i propri affari si avvale di parte del corpo sociale, si avvale della collaborazione di alcuni professionisti, di grandi professionalità, di grandi competenze, ma anche dei favori, degli interessi, dei giochi della politica, di alcuni segmenti della politica. Sicuramente uno dei problemi in espansione di questa nazione. Una ragione per sconfiggerla. Per ridare un po' di dignità, libertà, giustizia a questo nostro paese. Quello di fare una rivoluzione culturale. Una ragione per cui vale la pena vivere? In fondo la vita ci chiede un impegno, e quello è l'impegno che ci affida la vita a tutti, è quello di impegnare la nostra libertà per liberare chi libero non è. E questo è l'impegno che ci chiede la vita, ridare dignità alle persone. Per l'arte. Chi è più eretico tra lei e Caparezza? Io credo un pochettino tutti e due. Perché ognuno di noi ha cercato di fare delle scelte, l'eretico chi ha il coraggio di fare delle scelte. Sicuramente Don Ciotti. Si sente più Galileo o Giordano Bruno? Sento Luigi Ciotti che non sta a guardare e ce la mette proprio tutta per lottare insieme a tanti altri. Mi sento più Giordano Bruno, forse perché farò la stessa fine. Chi è il più grande eretico della storia? Il più grande eretico della storia per me è stato Gesù Cristo, ha rotto degli schemi, è andato controcorrente, ha disturbato il potere politico religioso del suo tempo, l'hanno messo anche sulla croce. Questo periodo per esempio potrebbe essere anche Gino Strada. Gli dica una cosa per incoraggiarlo. Di continuare così, con questa forza, con questa passione, rispetto alle cose che si dicono, che i ragazzi osservano, e quindi c'è una grande responsabilità nelle parole che si dicono, che possono aiutare a crescere, a riempire anche la vita di vita. Caro Don Ciotti, io e tante persone come me confidiamo nella sua lotta e la deve portare avanti anche per noi. Vale la pena impegnarsi nel sociale? Beh certo, sociale è storia di persone, volti, nomi, cognomi. È forse l'unica cosa per cui vale la pena lavorare. Meglio l'acqua pubblica o privata? Beh certamente l'acqua deve essere pubblica, un bene universale che deve essere accessibile a tutti, ma proprio a tutti, che non deve diventare merce. Meglio l'acqua pubblica, ovviamente, chi può dire il contrario? Meglio una città Zingaropoli o una città per ricchi? Meglio una città dove tutti abbiano l'attenzione, abbiano le opportunità, abbiano i servizi. La città per ricchi è una truffopoli, quindi molto meglio una Zingaropoli. Una cosa che ha fatto e che ne è particolarmente orgoglioso? Beh, penso con tanti altri, il gruppo Abele, nato 45 anni fa, sulla strada, proprio al servizio delle fasce più deboli, più poveri, e poi certamente la storia di Libera. Probabilmente la tenacia con la quale ho inseguito la possibilità di fare quello che faccio attualmente è una cosa di cui vado orgoglioso. Una cosa che non ha ancora fatto e ma che vorrebbe fare. Mi piacerebbe avere il tempo di salire in montagna. Vorrei girare un film. Mi piacerebbe poter salire una montagna molto alta. Ma materialmente, proprio prendere una videocassetta e girarla. Una cosa che vorrebbe fare ma gliela impediscono di fare. Ma dalla strada sono partito, sulla strada mi piacerebbe chiudere un po' la mia vita con i più poveri, con gli ultimi. Quello che voglio fare cerco di farlo a tutti i costi. Chi è più prima donna di voi due? Credo nessuno dei due, ognuno di noi cerca di essere se stesso, di portare i propri contenuti. Io sono la prima donna, lui è prima donna. Gli faccio un saluto. Beh, è stato un piacere rivederti, ci siamo visti in altre parti d'Italia, incontrarci anche qui oggi a Novello, per me è sempre una gioia. Ciao Don Ciotti, ti voglio bene, mi raccomando. Ci faccia un saluto a noi. Auguro a tutti di essere capaci di colmare la propria vita di vita.
Ciao ragazzi della stampa, mi raccomando, che qua da eretico posso dire che a un certo punto le palle girano.